guerre reali e cibernetiche, il codice a barre dei farmaci e ancora più fame, più rabbia. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Guerre reali e guerre cibernetiche. La cybersicurezza entra prepotentemente nelle agende mondiali. Un settore dai numeri costantemente in crescita. Ai microfoni di Pop Economy, Enrico Frumento di Cefriel. La cybersecurity in Italia sta iniziando a diventare un problema molto più serio che in passato, parallelamente al peggioramento della situazione in generale in tutta Europa. Per anni gli Stati Uniti sono stati testa di ponte in quanto a numero di attacchi, in quanto a, diciamo, impatto economico. Come seconda, diciamo, grossa economia digitalizzata, l'Europa viene subito dopo, per cui a partire dal Covid, quindi dall'incremento dello smart work, di tutte queste nuove, diciamo, conseguenze del Covid, l'Europa in generale è diventata uno degli obiettivi più sensibili. Questo anche perché gli Stati Uniti per anni hanno investito molto nelle difese, per cui in Europa ci si trova di fronte a un'economia digitale matura che può produrre utili dal punto di vista del crimine e che non ha lo stesso livello di difesa degli Stati Uniti. Ma quali sono i nuovi obiettivi sensibili e come influisce la guerra in campo cyber? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Un codice a barre molecolare per accelerare i test dei farmaci sugli esseri viventi. Questa è l'idea che sta alla base di Manifold Bio, che ha creato un sistema in grado di testare più di un centinaio di molecole in un unico organismo. Generalmente i farmaci che giungono alla fase cosiddetta in vivo vengono somministrati ai topi. L'equazione è 1 a 1, quindi un farmaco, un topo. Un processo impegnativo e dispendioso che ora potrebbe essere più semplice ed economico. Ogni proteina infatti riceve un tag che è totalmente unico e identificabile. Facciamo un esempio: invece di inserire 100 molecole in 100 topi, se ne inseriscono 100 in un unico topo. Essendo immediatamente identificabili, già con un primo test si potrà capire quali di queste molecole funzionano e quali invece devono essere eliminate. Per il momento l'azienda si sta concentrando sul cancro, ma il recente round di finanziamenti da 40 milioni di dollari potrebbe aprire le porte ad altri investitori. I test farmacologici potrebbero cambiare per sempre. Più hai fame, più sei arrabbiato. Nessuna scusa, questa volta a confermarlo è la scienza. Lo studio, guidato dallo psicologo Viren Swamy, ha preso in considerazione 64 adulti di età compresa tra i 18 e i 60 anni per registrare le loro emozioni mentre erano affamati. I ricercatori hanno elaborato una serie di ipotesi che mirano a spiegare perché la fame può farsi carico delle nostre emozioni. Una di queste si basa sul fatto che un basso livello di zucchero nel sangue aumenta la rabbia, l'aggressività e l'impulsività. Quale sia la motivazione, il messaggio è chiaro: non saltare i pasti. Oltre allo stomaco che brontola, potreste ritrovarvi davvero a essere arrabbiati con il mondo.